Nella scorsa puntata. Cominciamo con la nostra vecchia conoscenza Elephone, famosa per aver fatto quella specie di copia dell'S7, qualche smartphone che sembrava conveniente così quel mese lì, e poi basta, ce la siamo dimenticata. C'è più RAM, c'è più ROM, c'è più camera, stabile quad core process, sì, viola. Eh sì, sono già finiti, basta, vi andate a vedere l'episodio. Cioè, non è che siete venuti qua e ve ne vedete due in uno, ma è con la minchia. Comunque mi piace questa marca Xgody perché veramente non riesce a fare un telefono con un design un minimo suo. Adesso bisogna essere un po' tristi, francamente, per comprarsi un telefono del genere. No, sbagliato, è venuto di un altro colore, mannaggia la miseria. Questo cos'è? Questo almeno c'ha il 4G, attenzione signori, 3 GB di RAM posteriore della macchina fotografica 8, nota che c'è solo una telecamera nella parte posteriore e il resto sono accessori. Cioè vuol dire che questa è l'unica vera e queste sono finte? Perché io la leggo così, eh. Long lasting battery, non ci credo, scusate. La Type-C reversibile, ma questa è una cosa che... Oh raga, ma il mio telefono non ce l'ha però. No, c'è il clone del Mate 30. Xgody Compagno 30. Fantastico, cazzo, guarda qua. È proprio come l'originale lo sfondo. Ecco qui, 8 megapixel rear camera, ci fa già capire che ce n'è solo una di vera di queste. È letteralmente una mascherina del merda. Due volte la locandina del dual SIM. Design perfectly. Sì, ma non da te. Buon telefono. Correzione. Batteria dura poco e il processore è troppo lento. Interessante apparato, viene così descritto da questo russo. È difficile da tirare, un po' pesante giochi, ma tira. La fotocamera principale è, naturalmente, 1 e non 4. Se mai a qualcuno fosse venuto il dubbio che potessero essere 4, il resto è stupido di vetro. Cioè, forse che c'è il vetro normale, il vetro stupido. Arrugginito di corso, ma per coloro che non capiscono, ripieno. Ho preso per la mamma, insomma, gli ha rifilato il water. Ne ho trovato uno che ha le camere disposte in maniera leggermente diversa. E costa ancora meno! Perché dovete sapere che c'è l'Xgody Compagno 30, c'è l'Xgody Compagno 30 mini, e poi c'è l'Xgody Compagno di 30 mini. Questo telefono è dotato di solo 1 GB di RAM più 4 GB di ROM. Si prega di non scaricare molte applicazioni. In caso contrario, il telefono sarà bloccato. Per i venditori più onesti che io conosca. No, la risoluzione 480x960, no, ragazzi. No, 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 è comunque un 5 pollici e mezzo, cioè questo è veramente lo schifo. 5 megapixel di posteriore, devi indovinare qual è. Great performance, permettetemi di dubitarlo. Bellissima sta comparison tra un telefono con 512 MB di RAM che devi scavare veramente indietro per riuscire a trovarlo, versus il loro Mate 30 mini con 1 GB di RAM. Non capisco come questo possa influire sulla fluidità di un video, ma orribile. Un italiano dice: essi in VR rotto telefoni e anche se si apre una disputa, AliExpress non aiuta voi. Scammers! Il venditore: mi dispiace, il mio amico, ma abbiamo dato un rimborso, non ti preoccupare. Additional feedback. Buttato nella spazzatura. Scandalosi! Tutti italiani, veramente. Non so cosa sia successo. Attenta truffa! Questo non è Android 9.0, ma 5.1! Ma come? Ci può essere qualche malinteso? Sì, non funziona. La sua batteria è staccabile. Prima di utilizzare, il compratore ha bisogno di strappare la carta isolante sulla batteria e poi caricare il telefono più di 24 ore per attivare la batteria. Che schifo. La fotocamera è camouflage. È meglio per trovare un altro telefono per soldi, ad esempio, bene o almeno per raggiungere 2000. Personalmente ho un barile di dolore da tali telefoni. Scoprire, come vedete, che in realtà era solo una mascherina ha creato a questo rosso un barile di dolori. Si copiano anche tra di loro. Guardate l'Xgody K20 Pro, che è palesemente una copia del Redmi K20 Pro. Anche perché si chiamano uguali. Cioè, sì, ok, le caratteristiche le conosciamo, tutta cacca. Basta. Andiamo subito alle domande. Come una macchina fotografica? Normale. Come molte fotocamere. Non comprare. Come un lungo periodo di tempo la nave, il pacchetto? 4G c'è? Vabbè, ragazzi, vedo che si sta scaricando la I, quindi devo mollarvi. Se gradite vederne altri, mostrate il vostro apprezzamento nei commenti. Per questo video è tutto. Chiuderò in fretta. Compratevi un Xgody, possibilmente il compagno di Mate 30 mini Pro, e poi ditemi come va. Spero sia venuto a voi in almeno 20 giorni, perché sennò veramente Yandex carta di lavoro.